Innanzitutto grazie perché essere qui in una mattinata come il martedì alle 11:30 della mattina vuol dire che a Lecce è pieno di gente che ci tiene al suo paese. Dateci forza per portare l'Italia in Europa dove merita, per difendere i nostri agricoltori, i nostri pescatori. Questo poi è una giornata particolare. Innanzitutto grazie ai cittadini che sceglieranno liberamente il sindaco domenica, e grazie anche a quegli uomini e a quelle donne e anche a quella ragazza di 17 anni che testimonia il bello della democrazia a Lecce. Poter esprimere le proprie idee senza paura di essere aggrediti da qualcuno che si dice pacifista e poi mena le mani. Qua c'è qualche centro sociale da chiudere, occhi e croce. Qua... perché io adoro chi non la pensa come me, ma alle idee si contrappongono idee, a un libro si contrappone un libro, a una canzone si contrappone una canzone. Chi ha le idee contrappone la violenza vuol dire che non ha idee in testa. È questo. Quindi qua l'Europa, attenzione, io vi chiedo da qui a domenica di testimoniare presso i vostri amici, conoscenti, colleghi, compagni d'università, che l'Europa è fondamentale perché ci entra in casa. L'Europa ci entra in negozio, in frigorifero, perché vorrebbe sostituire l'olio tunisino all'olio pugliese, che è il migliore al mondo. E quindi è nostro dovere difendere la nostra agricoltura. L'Europa è quella che complica la vita ai pescatori. L'Europa è quella che ha imposto la legge Fornero, che io con orgoglio sto smontando pezzo per pezzo. Pezzo per pezzo. E con quota 100 stiamo restituendo sorriso, speranza, anni di vita. Lei, signora, offre da bere a tutti? Perfetto. Però stiamo restituendo diritto alla pensione a tanti e diritto al lavoro a tanti giovani che altrimenti dovrebbero scappare da Lecce. Io voglio che i ragazzi e le ragazze di questa città, se vogliono, rimangano qua a lavorare, a mettere su famiglia, a pensare ai figli. Certo, per lavorare bisogna aver voglia di lavorare, non tutti ce l'hanno. Però va bene così, e prima o poi gli verrà. Mi piacciono quelli che contestano, perché di solito hanno il portafoglio pieno e sono figli di papà e dicono: fate arrivare un sacco di immigrati, perché tanto noi problemi a casa non ne abbiamo, noi problemi di lavoro non ne abbiamo, noi non stiamo nelle case popolari. La cronaca di oggi, pensate, e poi qualcuno vorrebbe riaprire i porti. Stanotte un immigrato marocchino ha dato fuoco a una stazione dei vigili urbani in provincia di Modena per vendetta contro la polizia locale. Ha preso fuoco il palazzo, un anziano di 70 e un anziano di 90 anni sono morti, perché questo delinquente marocchino non aveva altro di meglio da fare che non dar fuoco a un negozio. Un nigeriano di 23 anni con dei precedenti penali ha pensato bene di staccare a morsi il dito a un poliziotto per non farsi identificare. Ora, se mi date forza col voto di domenica, i porti li chiudiamo non solo in Italia ma in tutta Europa, e questa gente torna a casa col primo barcone disponibile. Non abbiamo bisogno di immigrati che staccano le dita a morsi a un poliziotto, anche perché di delinquenti ne abbiamo già abbastanza in Italia, e quindi non abbiamo bisogno di altri delinquenti dall'altra parte del mondo. Questo lo dico perché a Orgosolo ieri è stata inaugurata la stazione dei carabinieri e stanotte qualcuno ha dato alle fiamme un'auto dei carabinieri. Nel decreto sicurezza, su cui ho lavorato fino a mezzanotte ieri sera in Consiglio dei Ministri e che conto di approvare domani in Consiglio dei Ministri, aumentano le sanzioni nei confronti di chi aggredisce un poliziotto, un carabiniere, un vigile del fuoco, un medico del 118... Basta, un po' di rispetto, un po' di ordine, un po' di disciplina. Adesso
è questo, un paese normale che mette al centro il lavoro. Ieri c'era il ministro dell'agricoltura, sul lavoro abbiamo fatto vedere oltre a quota 100 anche che se riduci le tasse, l'abbiamo fatto alle partite IVA, agli artigiani, il lavoro riparte. La mia priorità, l'ho detto anche agli amici dei 5 Stelle che hanno tante altre priorità, l'unica priorità per questo paese è abbassare le tasse alle imprese e alle famiglie e abbassare le tasse a chi lavora e a chi crea lavoro, perché altrimenti non redistribuisci i redditi se nessuno lavora, è evidente, quindi c'è questa di priorità. E poi c'è bisogno di sì, c'è bisogno di viaggiare, c'è bisogno di infrastrutture, in Puglia c'è bisogno di ferrovie possibilmente non a binario unico perché siamo nel 2019 ed è giusto che i treni viaggino da due parti, non sto chiedendo qualcosa di eccezionale, però di questo vi occuperete quando sceglierete chi governerà la regione nei prossimi anni. Per intanto occupiamoci di chi governa il Comune di Lecce, perché i sindaci sono importanti e chi sceglie la Lega a Lecce domenica prossima fa una scelta precisa: per le case popolari, per i contributi comunali, prima vengono gli italiani e poi viene il resto del mondo, prima vengono i leccesi e poi viene il resto del mondo. È un principio, oserei dire, di legittima difesa. Non uso a caso queste parole perché anche questa era una promessa diventata realtà, il sacrosanto diritto alla legittima difesa per chi viene aggredito in casa sua è legge, nel suo negozio, nella sua azienda, nel suo bar, nella sua farmacia. Quindi poi settimana prossima il Senato approva il finanziamento, me lo chiedeva un genitore prima in prefettura, anche questa sarà un'altra parola mantenuta, finanziamento per accendere telecamere negli asili nido, nelle scuole materne, nelle case di riposo, per proteggere bimbi, anziani e disabili. Un altro passo in avanti verso la civiltà, è legge dall'anno prossimo che torna materia di studio obbligatoria a scuola l'educazione civica per i nostri ragazzi e le nostre ragazze, e a qualcuno serve studiare l'educazione civica, il rispetto del prossimo, il rispetto delle idee, il rispetto di chi non la pensa come te, perché in un paese normale polizia e carabinieri stamattina non stanno a tenere a bada qualche decina di figli di papà, ma stanno a fare il loro lavoro per le strade di Lecce. Questo accade in un paese normale fondato sul rispetto e sulla democrazia. Però noi andiamo avanti col sorriso sulle labbra, con la consapevolezza di portare avanti idee non geniali, ma giuste e normali. Vi chiedo in questi ultimi 5 giorni di dare voce a queste idee, di dare corpo a queste idee, perché a Lecce in Italia c'è ancora tanta gente che pensa che votare o non votare domenica sia lo stesso, che scegliere o non scegliere sia lo stesso. Domenica è l'ultima occasione per salvare questa Europa ed evitare che diventi uno Stato islamico dove le donne vanno in giro col burka e dove la precarietà e la disoccupazione siano normali. Io mi ribello a un continente che si vergogna delle sue origini, ma è 3 giorni che qualcuno mi fa la morale e la lezione perché ho osato affidare il futuro, la fortuna e la salute dell'Italia a nostra madre, a Maria Immacolata, come se a qualcuno desse fastidio parlare del buon Dio che ci protegge da lassù. Cioè, gente che tace quando tolgono i crocifissi dalle scuole, cancellano il Natale, il presepe, Gesù bambino, e invece di essere orgogliosi della nostra storia, della nostra cultura, della nostra tradizione, della nostra identità, no, se ne vergognano. Io non me ne vergogno e cerco umilmente da peccatore di testimoniare la mia fede col mio lavoro e gli atti quotidiani che salvano vite, perché l'unico modo per salvare vite è bloccare quei barconi e aiutare quei bambini a crescere bene nel loro paese, senza venire a fare gli schiavi in Puglia, sfruttati magari da qualche furbo senza dignità e senza scrupoli. Ognuno deve avere il diritto di crescere al meglio nel suo paese, lo diceva Papa Benedetto, e molto umilmente cerchiamo di trasformarlo in realtà. Quindi grazie, perché
questa marea di gente in questa mattinata a Lecce mi dice che siamo nel giusto, ce la stiamo facendo, conto su di voi. Riprendiamoci le nostre città, il nostro diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto alla salute. Quanti ospedali sono stati chiusi in Puglia per risparmiare? Riapriamoli questi ospedali, perché sulla salute non si scherza. Non ci può essere un burocrate a Bruxelles che mi impone di chiudere un ospedale in Puglia, non esiste. Anche perché noi non vogliamo i soldi dei tedeschi o dei francesi o degli spagnoli. Voglio andare in Europa a dire: i soldi degli italiani li usiamo per il bene dei cittadini italiani, punto. Grazie, viva Lecce, viva l'Italia, viva la Lega, e conto su voi da qui a domenica, e vedrete che andiamo a vincere contro tutto e contro tutti. Grazie, grazie di cuore, grazie, grazie, grazie. E non vi dirò mai abbastanza grazie, perché per me è un'emozione essere qua in mezzo a voi. Grazie di cuore. Qualcuno vuole far